scrive canzoni per te. Molto bravo. Non so se è già collegato. Io provo a dire Fabrizio Moro, ci sei? Eccolo là. Ciao Fabrizio. Oh. Questi sono i Clacson di Forlì per te. Ciao. Ciao a tutti. Ciao bello. Ciao vero. Bello. Ciao vero. Ciao Paola. Ciao. Tu hai uno strumento vicino a te? No, perché noi vediamo solo una piccola parte. È pieno di strumenti qui. Ah, vedi? Ecco. Beh. Pianoforte a colori è bello, eh. Dimmi un po' se mi senti. Mi senti? Sì, certo. Vogliamo improvvisare? Ok. Che cosa improvvisiamo? Dimmi, dai, che qui ci sta un sacco di latenza. Lo so, ma ti seguo. Proviamo. Vogliamo fare solo parole? Dai, sono solo parole, che è stato un Sanremo, una vostra collaborazione. Mamma mia, wow. Importante. Ah, bene. Tu, e io la faccio in do. Bene. Ok, va bene uguale, dai, lo sai. Sei pronta? Certo. Vai. Questa è una roba da Guinness, eh? Stare sempre al punto di partenza, chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza, considerare che sei la ragione per cui io vivo, questo è o non è amore. Vai sul ritornello? Ritornello? Vai, parti te! Sono solo parole. Sono solo parole. Sono solo parole. Sono solo parole. Grazie Noemi! Grazie Fabrizio, sei un angelo! Con la latenza era impossibile! Facciamo così, tu rimani lì Fabri, per favore, perché dobbiamo continuare a chiacchierare io e te. Noi congediamo Noemi, la ringraziamo, ringraziamo... Grazie mille! Anche il coraggio di questa improvvisazione, no, grazie! No, ma va benissimo, io ringrazio tutti voi, grazie Paola! Grazie Stefano Salvati, grazie Imagine Action 2020, grazie Fabri, un bacino! Ciao Vero! Ciao! Ciao Noemi, ciao cara! Fabrizio! Oh. Eccomi! Abbiamo ricordato durante questa serata Lucio Dalla e quindi anche a te vorrei chiedere un ricordo, un pensiero, se ti va una canzone. Ma ci sono diversi ricordi su Lucio. Il più bello ovviamente è... Il più bello è... Sento un casino. Scusate. Io mi devo sedere qua. Ok. Questa serata Lucio Dalla. E quindi anche a te vorrei chiedere un ricordo, un pensiero, se mi va una canzone. Paola, mi senti? Sì, c'è un delay, c'è un delay Fabrizio. Il più bello è... sì, è bello, è stato un mio casino. Scusate. Io mi devo sedere qua. Okay. Allora, facciamo io... Che diciamo, scolleghiamo e proviamo a ricollegarci, eh? E magari diciamo a Fabrizio di preparare un pezzo di Lucio Dalla, così ci ricolleghiamo con lui e proviamo a suonarlo. Allora, intanto grazie per questo sostegno, per questi clacson, non è semplice come vi immaginate, ma ci stiamo provando, se riusciamo
a ricollegarci con Fabrizio oppure a chiedere a Fabrizio questo omaggio a Lucio Dalla. Ci sei? Io ci sono, Fabrizio. Oh. Direi okay. Che siccome la conversazione non è semplicissima... Lo so, però è entrato un signore con gli occhiali, si vede che è il giornalista, non mi ricordo come si chiama, aveva il microfono aperto. Ah, ecco, ok. Adesso forse è tutto a posto. Ok, sì. E quindi ti chiederei, intanto che tutto funziona, il tuo omaggio a Lucio Dalla. Stavo pensando a un'altra cosa, ti stavo raccontando un aneddoto. Ah, dimmi, raccontami. Stavo raccontando un aneddoto perché io ho conosciuto Lucio mentre c'eri anche tu. Tu non ti puoi ricordare questa cosa perché sono passati tanti anni. A me è rimasto impresso perché è stata una delle prime serate che ho fatto insieme a Radio Italia, uno dei primi concerti, parliamo di circa 15 anni fa. E... No, stavo pensando a un'altra cosa, non si può, ragazzi, scusate, non riesco. C'è troppo ritardo, Fabrizio. Ci riproviamo? Allora, direi che non ci riproviamo. Fabrizio, tu mi senti adesso? Io sì. Ci riproviamo? Sì, ma dovete staccare il signore che sta sotto. Sono due volte, ve lo ripeto. Perché appena connettete il signore che sta sotto c'è latenza, capito? Ok, sì sì, io lo capisco, però io sono sul palco, quindi non posso fare molto a livello tecnico. Va bene. Adesso va bene. Ti dicevo, okay. C'è questo ricordo legato a Lucio, che ho conosciuto Lucio circa 15 anni fa, credo, è passato tanto tempo. E c'eri anche tu, Paola. Sì. Perché era un concerto di Radio Italia. E siamo stati insomma sul palco per un po', io e te, io ho cantato e poi Lucio, diciamo che era l'headliner della serata ed era chiuso in una roulotte e a un certo punto quando sono sceso dal palco mi è venuto a prendere Tony, sì, lì, nel backstage, dicendomi che Lucio mi voleva conoscere e quella sera lì ho conosciuto il grande Lucio Dalla in questa roulotte, ci siamo messi a parlare. E ho questo ricordo bellissimo di Lucio perché ero un po', diciamo, intimorito perché sono cresciuto attraverso, diciamo, le canzoni di Lucio che mi faceva ascoltare mia mamma perché era una sua grandissima fan e per me vedermelo, diciamo, materializzato lì davanti era, diciamo, in quel momento un colpo al cuore, un grande colpo al cuore. E invece ho trovato davanti a me una persona disponibilissima e semplicissima e ho questo bellissimo ricordo di Lucio. L'unica volta che l'ho visto. Era assolutamente coraggioso e... Ed è strano stasera parlarne qui con te, perché in realtà la prima volta che si è materializzato Lucio Dalla davanti a me c'eri te, vicino a me. Mi emoziona molto questa cosa che dici, Fabrizio, anche perché ho sempre trovato Lucio assolutamente libero e molto molto coraggioso, ma libero soprattutto, no? E... Sì. E lo stesso coraggio io un po' di anni dopo l'ho ritrovato anche nei tuoi passi, soprattutto all'inizio. Ma è stato uno dei primi punti di riferimento, perché ti ho detto, io ho metabolizzato nel tempo poi la passione, questo grande amore per la musica attraverso, diciamo, tutti i passaggi musicali, le canzoni che mia mamma mi faceva ascoltare, perché lei è una grandissima appassionata di cinema, di musica soprattutto, e inizialmente mi ha fatto scoprire Rino Gaetano, Renato Zero, e successivamente Lucio Dalla. E un po' entrare, cioè, ma questa è una cosa normale, credo, perché comunque tutti i grandi cantatori di quell'epoca poi sono stati dei punti di riferimento per tutti i cantatori della mia età, della mia generazione. Ogni tanto, magari, anche se non ho ascoltato tantissimo Lucio Dalla, magari ho ascoltato più Rino o Vasco o Antonello Venditti, però ogni tanto ci ritrovo qualche passaggio sia nelle parole che
nelle armonizzazioni delle canzoni, perché Lucio è uno di quei grandi che ha fatto scuola ed è per questo che non verrà mai dimenticato, non soltanto per quello che ha scritto nella storia della musica italiana, ma per i passi coraggiosi che ha fatto, come hai appena detto tu. Sì, sì, coraggio e assoluta libertà. Fabrizio, tu hai voglia di cantarci qualcosa, che poi sì, ti saluto e invito un altro tuo amico qua sul palco. Sì, eviterei di cantare perché c'è questa latenza fastidiosa. Allora, facciamo una bella... Lo so, sono tristi qua a Forlì, all'aeroporto, a questa tua affermazione, però in effetti c'è un pochettino di ritardo. Proviamo? Se non arriva bene la musica, la voce, fermami, ok? Va bene, ok. Perché io non ti sento bene. Facciamo... Io sto qui in studio con i ragazzi, ci sono i ragazzi qui perché stiamo registrando. Ti chiamo? Dai, Roberto, sì. Vieni, metti al piano, così sono più libero. Vieni, aspetta. E noi intanto facciamo... l'applauso come possiamo, insomma, un po' di clacson di incoraggiamento. Eccolo qua. Mi vedi, Paola? Sì. Ti vediamo e ti sentiamo al momento. Allora, suona piano, Robby. Suona piano, Robby. Facciamo il senso ogni cosa, dai. Arriviamo bene? Sì. Posso fare a meno dei milioni, tanto porta solo problemi, ma non posso fare a meno del vino, non amando troppo gli schemi. Posso fare a meno di un motore, troppo bello camminare. Posso fare a meno di sapere, perché spesso preferisco immaginare, ma che dire, che fare, quando io non posso fare a meno di te, che sei l'infinito fra i miei desideri. La sogno più grande fra i sogni più veri, e questa canzone che gira e rigira la dedico a te, il mio unico amore. C'è una ripresa, il senso di ogni cosa che c'è. Grazie Fabrizio, va benissimo, perché poi c'era tutto il tuo cuore. Senti, questi sono i clacson. Rimani solo un secondo lì, Fabrizio, perché invito. Aspetta. Sì? Fammi fare un altro pezzo, mi sto divertendo. Aspetta, mo se mi... va bene. Se non mi buttano giù dal palco, io sono felice. Tu portami via dall'ostilità dei giorni che verranno, dai riflessi del passato perché torneranno, dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria. Tu portami via dalla convinzione di non essere abbastanza forte quando cado contro un mostro più grande di me, consapevole che a volte basta prendere la vita così com'è, così com'è. Imprevedibile, portami via dai momenti, da tutto il vuoto che senti, dove niente potrà farmi più del male, ovunque sia, amore mio, portami via. La, 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 la.
un applauso. Determina il confine fra i miei dubbi e la realtà. Allora, Fabrizio, ti devo fermare perché ci sono dei problemi tecnici enormi, ma ti ringraziamo, ti ringraziamo. Guardami via dai momenti, questi atti violenti. Da ogni angolo di tempo vedi troppo più energia. Grazie a Fabrizio Moro, facciamo sentire tutta l'energia di Forlì e io chiedo l'aiuto da casa. Marco Masini.